Veramente drammatica, ma è drammatica soprattutto perché c'è un governo italiano che ancora una volta è bloccato, perché è sostenuto da due forze politiche che hanno delle visioni molto diverse. Noi poi non possiamo. Io potrei essere d'accordo con quanto dice Elly Schlein quando dice la ripartizione l'abbiamo votato insieme, io l'ho votato quel sistema automatico di redistribuzione, però non prendiamoci in giro, l'immigrazione non è materia di cui l'Europa ha competenza, per cui è nelle mani dei governi che bontà loro devono aderire a questi accordi che le istituzioni cercano di far fare ai paesi. Ora, se l'Italia toglie le castagne dal fuoco e si assume in prima persona tutto quanto l'onere di andare a prendere le persone, questi disperati, questi disgraziati o questi anche migranti col barboncino, il trolley e gli zainetti, che sono evidentemente migranti che non scappano dalla guerra ma che cercano No, ma si sono di comprati la trasferirsi in un barca. paese che a loro è più gradito, ma anche a me piacerebbe, da ragazza sarei voluta andare a vivere in Australia, ma non è così facile pigliare armi e bagagli e andare a vivere in un altro paese. Allora, io non capisco su che cosa si appoggia questa speranza. Il governo italiano ha una politica sull'immigrazione ed è Zingaretti che ha detto ci vorrebbe una politica sull'immigrazione che questo governo non ha, non l'ho detto io, quindi capisce bene lo stato confusionale. Noi vediamo che quest'anno i migranti che l'anno scorso anno erano maggiormente diretti verso la Spagna sono maggiormente diretti di nuovo verso l'Italia, perché vanno dove c'è il ventre molle e l'Italia è sempre stata considerata dagli europei.